Ma intanto grazie a tutti e a tutte, perché non era mica scontato che oggi avessimo la possibilità di discutere qui con questa sala, con tutti e tutte voi. Un grazie a tutti e un caro saluto a tanti, forse troppi, che non ci vogliono tanto bene, che oggi erano pronti a festeggiare, ce lo possiamo dire, un frettare in vuoto e un po' depresso. Mi dispiace, non è così. Siamo qui, ci siamo. Non siamo rassegnati, non ci siamo resi e andiamo avanti. E allora, per questo voglio dire subito a Sergio Cofferati, che Avanza Critica è giusto, e che ci dice in sostanza una cosa: non sono qui perché non siamo andati abbastanza avanti, non ci sono perché non abbiamo investito abbastanza, non ci sono perché abbiamo indugiato troppo. Dico a Sergio, vieni qui, facciamo insieme quello che non abbiamo fatto, facciamolo insieme, perché per fare quello che dobbiamo fare abbiamo bisogno di tutti e tutti. Delle critiche più che delle rassicurazioni. E poi voglio dire a Massimo Zedda, che è un amico oltre che un ottimo sindaco, è una personalità della sinistra di questi anni. Voglio dire, vedi Massimo, c'è un problema che non ha niente a che fare con l'analisi dei sangue, Ciccio, hai ragione. Ha a che fare con l'analisi di quello che è successo. Nel documento che hai proposto alla discussione pubblica c'è, dal mio punto di vista, una grande rimozione, anzi una doppia rimozione. Sono colpito, hai un merito, fai una proposta chiara, è vero, si torni a SEL e al centro-sinistra. Io non sono d'accordo, ma non perché la fine del centro-sinistra sia il frutto della pizza di un bambino capriccioso, no, perché la fine di quella stagione è il frutto di un'altra stagione. A me colpisce che in quel documento non ci sia niente, neanche una traccia di quello che è successo. Non c'è una parola sulla vita vera, non c'è il Jobs Act, non c'è la buona scuola, non c'è la riforma della Costituzione, non c'è la legge elettorale, non c'è il discorso di Italia, di che cosa stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando. Allora sì, parliamo di piano, venga qui, vengono tutti qui a discutere, tutti a discutere fuori dal politicismo, fuori dai giornali, fuori da Facebook, qui insieme, in faccia, si discuta non per litigare, non per contarsi, non per prendersi a botte, per confrontarsi, per ragionare assieme. Perché c'è anche un'altra rimozione. Il punto, guardate, è il giudizio che diamo, non solo su questa fase, non solo su Renzi. Perché io non credo che Renzi possa essere definito come un meteorite di un giorno dallo spazio e arrivato. Io penso che Matteo Renzi, quella cultura e la sua capacità di fare egemonia sia il frutto di una stagione lunga, quella che abbiamo definito la stagione della terza via, del liberismo, della subordinazione culturale, di una sinistra che ha troppo a lungo ceduto al neoliberismo come soluzione a tutti i mali. A quell'idea che sembra di ricordare la diseguaglianza come strumento di stabilizzazione del governo di conflitti. Oggi quell'idea è in crisi e Stefano fa bene a dirci è quella la rottura nella quale provare a ricollocare un'altra proposta politica. Ma dobbiamo su questo però fare i conti con i nostri limiti. Perché se oggi la proposta delle elite vuole una democrazia senza popolo, allora dobbiamo anche ridiscutere con più attenzione, con più serietà, il giudizio che in questi anni abbiamo dato del populismo. Dobbiamo uscire da un'ottica un po' snob, che appiattisce tutto, perché occhio che senza il popolo cresce il populismo, e in quel populismo possono esserci tanti fattori culturali. A noi il compito di provare a interpretare la rottura tra alto e basso, quella radicalità sociale, coordinandola anche dal punto di vista culturale attraverso l'idea di una ricostruzione, di un punto di vista che da sinistra e da una sinistra rinnovata proponga un'altra via d'uscita alla situazione che abbiamo davanti. E dunque, la si finisca per favore, la si finisca col politicismo, perché anche oggi, anche qui, torna un dibattito che francamente, guardate da dove la prendi, sempre quello è, i metri di distanza, ora ne sento una nuova, ora ce n'è una nuova, né. Non dobbiamo essere né stampella né subalterno. Occhio, compagni e compagni, perché lì c'è una trappola. Il né può diventare anche le e. Si può essere subalterno e stampella. Anzi, questo si è stampella quando si è subalterno. Proviamo a farci questo. Allora mi chiamiamo sul merito, sulle questioni dietro. Io voglio mettere in campo delle proposte, vorrei discutere di questo. Vorrei che ci misurassimo su questo. Per esempio, rispetto alla crisi di sistema di questa democrazia, della sua democrazia, se si vince il referendum, posto che quella battaglia è decisiva, cioè, batterete, certo che va fatto,
Lo dico ancora, c'è certo che va battuto retto, ma forse non basta. Che proposta abbiamo noi, per esempio, se si riapre il dibattito sulla legge elettorale? Ci buttiamo sulla ricostruzione di una soluzione al posto dell'Italia, fa il premio di coalizione e abbiamo risolto, come ci propone Franceschini, dicendo attenti perché ci sono gli antisistemici. E allora ci vuole una grande alleanza dei sistemici contro gli antisistemici. E ci vuole il premio di coalizione. Io non sono d'accordo. Io penso che la sinistra oggi deve avere la forza di coraggio di dire una parola. Ci vuole una nuova legge di impianto proporzionale. Io penso che la sinistra italiana debba proporre una nuova assemblea costituente europea, eletta a suffragio universale, su base democratica, e insieme alle democrazie. Non si dice, ma è questo il tema, e questo è un tema vero, no? Anche qui non è mica una cosa di battaglia, è un tema vero. Le questioni che stavano fuori, le persone in Europa, sono un tema vero. Mi si dice, non ci sono gli accordi di fondo, cioè, lo so, non ci sono neanche però per il superamento cooperativo dell'euro che oggi sta in una proposta seria quel piano B, non da liquidare come qualcuno che vuol fare il sovranismo, perché questa è una sciocchezza, ma nemmeno lì sono i rapporti di forza. E allora il tema è qual è il terreno su cui noi scegliamo di collocare la nostra battaglia politica. Io dico questo, un nuovo investimento democratico per l'Europa. Finisco su due sole questioni. La prima, fatto bene Alfredo a dirlo, ne avevamo discusso ieri, ho molto insistito su questo, di fronte a quello che succede abbiamo bisogno di rimettere in campo un movimento di massa possibilmente, plurale, capace attorno al nodo guerra, terrorismo, razzismo, di ricostruire senso comune, cultura, capacità di lotta. Rilanciamo la nostra proposta, a tutti, aperta, senza capelli, anzi pronti noi a fare un passo indietro. Siano altri a promuoverla, lo abbiamo fatto in questo paese, è l'unico modo per ricostruire collettivamente una capacità di risposta. E infine, sei, è stato qui posto da molti compagni, tra l'altro di sei. Io sono il coordinatore di Sinistra Ecologia Libertà, e insieme a tanti compagni di Sinistra Ecologia Libertà, la stragrande maggioranza, mi sono battuto perché quel partito provasse a fare quello per cui era nato. Provare ad essere lo strumento per costruire qualcosa di più forte e di più utile. Io da quell'impegno non faccio passi indietro. E lo dico ai miei compagni e ai miei compagni di sé, a tutti, i compagni della Sardegna, quelli di altre regioni, a chi ha anche legittimi dubbi, anche tante critiche. Chi vuole bene a sé, alla sua storia, chi gli ha voluto bene, chi vuole bene a quelle tante cose importanti che in quella storia sono nate. Oggi ha una sola cosa da fare. Fare con determinazione, con rispetto e con coraggio la scelta che abbiamo preso tutti e tutte insieme quando quel progetto nacque a Firenze nel 2010. Fare in modo che quel progetto si sciolga non per disperdersi, non per scomparire, ma per mettere a valore in una comunità più larga, più grande, più forte, più viva, più capace di innovazione, più capace di stare in questo tempo le tante cose fatte. Per questo noi per il congresso lo faremo. Lo faremo presto e in quel congresso faremo quello che abbiamo sempre detto, cioè provare a essere utili per costruire una sinistra migliore del nostro paese.